stata una riunione dal tono interlocutorio, nel senso che gli attori protagonisti di questa vicenda sono essenzialmente la regione, il governo ed i comuni. Il governo, anche per le note vicissitudini interne, i contrasti tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, di fatto non ha provveduto a emanare i decreti attuativi e la normativa di accompagno alla legge di stabilità del 2019. La regione Calabria è sostanzialmente dipende dall'attività amministrativa anche dalle decisioni di ordine governativo, anche se qualche defaillance nel passato c'è stata. I comuni fanno quello che possono rispetto alle facoltà assunzionali, servirebbero deroghe assunzionali, sblocco del turnover e possibilità di andare oltre il 25% nella firma dei contratti part time. Abbiamo chiesto il coinvolgimento dell'ANCI al fine di tenere un comportamento univoco fra regione ed enti locali, in maniera tale da potersi presentare nell'auspicato confronto con il governo in maniera omogenea, univoca. Sicuramente il sindacato e la CGIL nello specifico non farà mancare sia il suo supporto dal punto di vista propositivo, come abbiamo sempre fatto negli anni, ma soprattutto non rinuncerà in alcun modo a mettere in campo tutte le modalità di protesta che eventualmente dovessero rendersi necessarie. Tempo stringe, il 31 ottobre è vicino. Sì, il tempo stringe, il 31, la scadenza dei contratti al 31 ottobre dietro l'angolo, e ci lascia estrefatti il comportamento del governo, in quanto nell'ultima riunione con il Ministero del Lavoro, proprio presso la sede del Ministero del Lavoro, era stato lo stesso Ministero del Lavoro a proporre ad annunciarci di aver proposto tre emendamenti di matrice ministeriale, uno che avrebbe consentito quantomeno la proroga fino al 31 di dicembre per dare la possibilità a comuni, regione, allo stesso governo di completare l'iter di emanazione normativa ed amministrativa, la possibilità inoltre di avviare una fuoriuscita incentivata dal bacino per i lavoratori ultra sessantenni e quindi vicini alla pensione, e inoltre la possibilità di mobilità anche verso quei comuni che attualmente non hanno in utilizzo i lavoratori LSU-LPU, per mentre la convenzione fra lavoratori che hanno in utilizzo LSU-LPU è già presente. Di fatto nessuno di questi tre emendamenti ha visto la luce, qualcuno è inciampato nella commissione, altri non sono stati neanche discussi. Obiettivamente questa situazione ci lascia molto molto perplessi, perché è indice di contrasti all'interno del governo, nello specifico tra il Ministero della Funzione Pubblica ed il Ministero del Lavoro, che nulla di buono lasciano sperare. Noi non ci arrendiamo e, se necessario, faremo esplodere le contraddizioni all'interno del governo, ma per quanto ci riguarda l'avvertenza LSU e LPU deve trovare entro il 2019 una definitiva conclusione.